Insomma, del gap che si è creato, l'importante era ripartire con una vittoria per tenere il passo delle prime in classifica e soprattutto per tenere le ambizioni di questa Fiorentina. Sì, diciamo che il risultato conta fra virgolette, dobbiamo cercare di prendere ritmo e dobbiamo cercare di fare più punti possibili prima della sosta. Adesso sabato abbiamo San Zaccaria che non sarà una partita facile, ma speriamo man mano di prendere più gioco e essere consapevoli di quello che possiamo dare. Senti, di fatto questo è un anno zero per questo progetto. Ora state iniziando a carburare. Le prime difficoltà, a tuo avviso, da cosa sono nate e come le state risolvendo? Secondo me, anche perché non ci conoscevamo, siamo una squadra totalmente nuova e abbiamo anche avuto squadre toste all'inizio, quindi magari se l'avremmo avuto più in là, Tavagnacco, Brescia, Mozzanica, forse andava meglio. Certo, comunque là davanti te e la Panico fate paura. Aspetta che carburiamo ancora. No, Senti, dai. l'ultima cosa invece te la voglio chiedere su quelle che adesso sono le ambizioni di questa Fiorentina, alla luce di un gioco che state trovando, di un gruppo che si sta creando, si sta formando, lo possiamo ripetere e ribadire, insomma, l'obiettivo è il primo posto. Io non dico niente, penso semplicemente che guardiamo a fine campionato. Noi ogni sabato entriamo in campo per fare il meglio, prendere i 3 punti, poi a fine campionato faremo i conti. Perfetto.